In un colpo d'occhio, un giro del mondo virtuale nei 5 continenti alla scoperta delle tradizioni culturali e religiose dei popoli più diversi. La mostra dei presepi dal mondo, organizzata da Caritas Diocesana e Migrantes Rimini, è ormai un appuntamento fisso del Natale riminese. Sono un centinaio i volontari che lavorano alla mostra. L'anno scorso è stata visitata da oltre 20.000 persone. E il presepe ricorda e richiama un evento che riguarda la storia di tutta l'umanità, perché da quell'evento tutta l'umanità ha incominciato a contare i giorni, i mesi, gli anni. Il calendario universale ormai è il calendario cristiano, e questo lo diciamo non con orgoglio, lo diciamo con un senso di responsabilità. Significa che davvero il Natale è un evento che riguarda tutta l'umanità, in senso non solo estensivo ma soprattutto inclusivo, cioè il Natale riguarda tutti coloro che, per venire a noi di Rimini, insistono su questo territorio, lo frequentano in qualche modo, e quindi deve vedere noi cristiani in prima linea, impegnati nell'accoglienza, perché il Natale è un giorno, ma noi vogliamo fare in modo che ogni giorno sia Natale. Un luogo nel quale non solo il luogo della mostra, ma proprio l'idea che sta sotto, cioè la stessa fede espressa in culture diverse, diventa questa sala della Ringo una specie di, in piccolo naturalmente, di luogo nel quale ci riconosciamo nella cultura e nella fede, culture diverse, stessa fede. Rimini possiamo dire senz'altro che è una città nel quale il tema della solidarietà non è messo nel cestino. Noi abbiamo l'accoglienza dei profughi, dei rifugiati, che in questi ultimi anni si è sviluppata tantissimo, ma restano i poveri di sempre, e cioè i senza fissa dimora, quelli che non riescono a trovare un pasto da mettere vicino all'altro, quelli che si trovano in situazioni anche, diciamo, di normalità come casa, ma poi non riescono a pagare l'affitto, non riescono, la mancanza di lavoro. Queste sono tutte occasioni per cercare di dare risposta parziale, ovviamente, a tutto questo. Ci sono i 1000 servizi della Caritas e anche di tutte le altre associazioni. Questo diventa davvero un strumento educativo di crescita nella fede e nella carità. Vicino a questo naturalmente ci sono anche espressioni di egoismo, individualismo, ma siamo ancora sulla terra, non in paradiso. Quest'anno abbiamo chiesto a tutte le comunità immigrate che sono residenti a Rimini e che hanno preparato il loro presepe di caratterizzare la nascita, la natività, la Santa Famiglia in una casa tipica, caratteristica della povera gente del proprio paese, proprio a significare che Gesù ha voluto avere bisogno di una famiglia, ma non di una famiglia speciale, della famiglia così com'è. E quindi crediamo che questo sia un significato molto importante in un momento in cui la famiglia è così poco trattata, poco considerata. Invece Gesù, che è il nostro Salvatore, è nato in una famiglia. Una trentina le natività allestite da altrettanti gruppi di immigrati presenti a Rimini. A queste si aggiungono oltre 300 presepi provenienti da tutto il mondo, e la novità di questa edizione è una rappresentazione tutta dedicata alla Pasqua. Proprio perché Gesù non solo nasce, ma è venuto per salvarci, e la salvezza passa attraverso la morte e la resurrezione. E vederlo rappresentato in un presepe ci è sembrata una cosa molto bella. Uno spazio particolare quest'anno è dedicato al Venezuela per la drammatica situazione sociale che questo paese sta vivendo. Te vogliamo far vedere la situazione che sta vivendo il nostro paese, che è abbastanza particolare, specialmente perché, essendo un paese così ricco, siamo diventati molto poveri. Abbiamo una crisi umanitaria molto forte. E molti bimbi e anziani, gente in generale, stanno morendo per malattie che non esistevano più,
tipo tubercolosi, malaria, difterite. E ho messo, puoi vedere, un bidone, se qualcuno vuole portare delle medicinali anche aperti, è un aiuto per il mio paese. Anche il latte, questi che vengono in bustine piccole perché i bimbi stanno morendo per malnutrizione. Almeno 30 bimbi al giorno, scusate, muoiono per malnutrizione. È una situazione abbastanza complicata. E noi ci proviamo ad aiutare di qua, ma sembra che non basta. La nostra speranza, giustamente, che piano piano si possa aprire il canale umanitario e poi anche liberarci di questa dittatura che sta ammassando tanta gente nel mio paese e che ha costretto a molti a abbandonare il paese, anche a piedi, tramite Colombia, Brasile. Stanno lasciando tutto e provando un nuovo futuro altrove. Abbiamo voluto inscenare la città di Rimini e con tutti i principali monumenti, dall'Arco d'Augusto al Ponte di Tibero, con le sue tradizioni, dalla Piadina Romagnola al Canto di Romagna Mia, del celeberrimo secondo Casadei. Abbiamo invitato la figlia del maestro, la signora Riccarda Casadei, gli abbiamo consegnato una targa per farla socio onorario della nostra associazione. E abbiamo avuto la registrazione di Romagna Mia in cinese, quindi per dire che comunque ormai in tutti i posti, ma anche vederla qui nel presepe, ascoltare Romagna Mia con questo, insomma, in questo posto, mi ha molto emozionato e commosso, sono felicissima.